Abbiamo preso una valigia motorizzata! Stiamo facendo, Fred! Il concetto del video di oggi è abbastanza semplice. Abbiamo cercato su internet degli oggetti assurdi e insieme li abbiamo testati. Però io non mi perderei in chiacchiere, quindi se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ma detto questo, partiamo con il primo oggetto. Ti ricordi qualche video fa che abbiamo provato a far volare un aeroplano di carta? Hai rotto le palle! Non funziona, basta, mi hai rotto le palle. Perché è uscita la versione aggiornata che puoi guidare gli aeroplani di carta con il telefono. Ma vecchio, puoi guidarli col telefono. Ma siamo stati truffati una volta. Ma di nuovo. Vecchio, vecchio. Guarda, io ti ritiro tutto. Tutto ti ritiro. Tu non hai più diritto di spendere un euro. Giusto per curiosità, di quanto l'ho pagato? 70 euro. No, ma vecchio, io pensavo 20 euro. Ascolta, ma hai configurato tutte le cose col telefono? Adesso, allora, ho scaricato l'app. Qua ci sono i vari modelli di aereo. Questo è il modello Invader. Accendiamo. Senti che tecnologia. Adesso io faccio fly. Cioè, se lo clicchi dal telefono parte. Vai, lancialo. Oh, pazzesco. No. No! È andato dentro l'albero dei vicini, tra l'altro! Ma che sfiga! Non so neanche se si vede dal video, ma è incastrato in quell'albero, che però è in questo recinto. Ci serve un palo lunghissimo. Ok, vediamo se riusciamo a pigliare la pinza. Verso la pinza! Questa è un'operazione di salvataggio! Eccola! L'ho trovato! Let's go! No, non ci arriverò mai. Non ci arrivo. Provo a buttarlo giù. Dai! Oddio, l'hai preso! Grande! Sì. Salvato! Ritentiamo. Oh! Guarda! No, dove sta andando? Pazzesco! Ha volato un casino! Che figata! No, vabbè. Dobbiamo trovare un posto più ampio. Andiamo in un parco. Beh, guarda che bello spiazzo gigante! E beh, qua si può fare. Pazzesco! Sta arrivando verso di me. Ma un botto. Che figo. Fred, abbiamo il resto del video da fare. Guardalo come sta decollando. Bene, direi che dobbiamo continuare con il video. Il prossimo prodotto non l'abbiamo preso, ma ci è stato inviato da AirUp, che molti di voi ormai conosceranno, anche perché ne abbiamo parlato già in uno scorso video. Si tratta di una borraccia veramente unica nel suo genere. Praticamente vi permette di bere dell'acqua, però aggiungendo del sapore, ma mantenendo, cioè, solamente acqua dentro, nient'altro, niente additivi, dolcificanti, niente di niente, pura acqua. Vediamo com'è fatta. Che figo, è straverde. Bello, mi piace come colore. La borraccia sfrutta una dinamica molto particolare del nostro corpo, secondo cui noi sentiamo l'80% dei sapori attraverso l'olfatto, non attraverso la lingua. Mettiamo dell'acqua all'interno della borraccia. Ok, questa è solo acqua, non c'è nient'altro dentro. A questo punto possiamo mettere nella borraccia un pod, che sono questi cosi qui, che poi andranno a dare il sapore. Ma come fanno? La magia sta nel fatto che quando noi tiriamo su l'acqua, non è solamente acqua, ma all'interno c'è anche dell'aria profumata. Prova a sentire. Senti che c'è, madonna mia, buono questo qua. Aspirando aria profumata, quello che succede è che noi ingeriamo l'acqua normalmente, ma l'aria viene espirata dal nostro naso, di conseguenza sentiamo il gusto, in questo caso, di Winter Apple. Comunque, per provare questo principio, potete provare a bere qualcosa col naso tappato e noterete che non sentirete il gusto, proprio perché l'80% del gusto si sente dall'olfatto. Se siete interessati quindi a provare AirUp, sapete che sotto in descrizione c'è un link che vi porterà sul loro sito e avrete anche accesso a uno sconto speciale riservato alle persone che guardano i nostri video. Adesso però prossimo prodotto. Ti ricordi che noi una volta abbiamo provato a farci gli addominali scolpiti? Sì, mi sta dando le scosse. Come ti sta dando le scosse? No, vecchio. No. Ebbene, adesso dai! È giunto il momento di avere le chiappe più sode del mondo. Ma che cacchio? Ma non si può mettere sta roba. Come no? Come no? Tu seriamente hai comprato un prodotto che mi dà le scosse al culo? Ma scusa, come dovrei fare? Come faccio a farlo in modo che YouTube non ci censuri? Non lo so. L'unica soluzione che abbiamo trovato è utilizzare questo costume da bagno molto cringe. Come lo incollo? Madonna, è appiccicosissimo. No, ma la vera domanda è... Ma dove me lo incollo? Ok, ho fatto. Madonna mia. Ma che cacchio. Cacchio, mi devo mettere questo anche però. Devi mettermelo, dai, non ce la faccio. Che cringe.
Ragazzi, questo è il declino di DF. Non si attacca. È partito. Mi trema il culo. No, ti giuro, mi sta contraendo il muscolo delle chiappe sta roba. Sembra che si sta cagando addosso. No, sul serio, anche a me sembra, ragazzi, fidatevi. Non so come per... Fermamelo te. Dai, coglio, stai aumentando. No, fermamelo. Sta roba chi l'ha creata è un pazzo. E chi la prova ancora di più. Per la prossima cosa ti posso dire solamente che è una figata assurda. Guarda. Oddio. Cioè, questo è un coso per stampare subito le foto. In teoria sì. Tipo alle feste, cioè ci sono un sacco di occasioni in cui la gente dice: ah, se avessi una Polaroid. Con questo c'hai il telefono e sei a posto. Ah, comunque l'avremmo già detto, ma tutti i prodotti che vedete qua nel video ci sono sotto linkati in descrizione. Ah, è un bel bestiozzo comunque. Pensavo fosse più piccolo in realtà. Per testare questo coso qua siamo venuti in un posto instagrammabile, ovvero The Lake. Queste in teoria sono le cartucce tipo, e questo è il badabestia. Devo scaricare un'app. Cos'hai? Una stella e mezzo. Cosa mi dice che non è il massimo questa cosa? Devo ricordare quanto l'ho pagato. Quanto l'hai pagata sta roba? 140 euro. Se non funziona da Dio, io mi lamento. Col comune. Entro in comune. Vado a flexare il mio merch con le papere. Ehi, bella pupa. Ehi, beccati sto merch. Erano invidiose, se ne sono andate. Non riuscivano a resistere. Accendi la stampante. Life Print vorrebbe accedere al microfono. Ok. Al microfono. Effettivamente, cosa ti serve il microfono? Ehi, tu, parla. Qua ci sono delle carte che sono quelle bianche. Servono per fare la foto. Ah. Oddio, ma l'hai aperto? Ma cosa hai fatto? Non lo so. In teoria qua si mette le robe. Abbiamo messo qua dentro le carte. Rifacciamo una foto, vediamo. Ok, foto fatta. Prova a cliccare stampa, vediamo cosa succede. Oddio. Oddio, cosa fa? Cosa fa? Sta stampando qualcosa. Cos'è che sta uscendo? Sta uscendo qualcosa sotto, guarda. Oddio, forse è la foto. Tolgo questo blu innanzitutto. Prova a vedere. Ecco. Ma che schifo. Madonna, che qualità becera. Ma è schiacciata, abbiamo la faccia male. Ma infatti. È partito di nuovo. La stampante è iniziata. Guarda. Ma è la stessa foto. Ma hai stampato due immagini uguali. No, non ci credo. Ancora. È impazzito. Prego, no, sto caricando l'immagine. Non caricare niente. Io chiudo tutto, basta. Bocciata sta roba. Fa sì, schifo. Sì, fa cioè schifo. La qualità delle foto è veramente pessima. Non compratelo. Prossimo prodotto. Fred non conosce il contenuto di questo oggetto che io ho preso già un anno fa e l'ho visto in un video di Luca di Scacciati. Innanzitutto è pieno di scritte cinesi, quindi diciamo che abbiamo già capito da dove proviene il pacco. Cos'è? È una friggitrice ad aria? No. Ci sono delle farfalle. È un'incubatrice? No. Eh? Sauna. Cos'è? Questa è una sauna portatile. Una sauna portatile. Questo è come sembrerai fra 5 secondi. Cioè, fammi capire, sta cosa è letteralmente una tenda per bollire il mio corpo. Ah, devi mettere l'acqua qui dentro. Poi l'acqua si trasforma in vapore acqueo caldo che questo coso qua porterà all'interno di questa tenda. Come devo essere vestito? Io mi metterei un costumino arancione. No. Una transizione così. Sbattimi le mutande qua. Diavolo. Per piacere. Che transizione incredibile. Stiamo riscontrando un problema non da poco. Infatti in teoria Fred dovrebbe sembrare come questa signora qua. Però bisogna trovare uno sgabello esattamente delle dimensioni perfette. Altrimenti questo è il risultato. Ciao ragazzi, questo è lo sgabello che ho trovato. Mi sa che questo invece è un po' basso. Stanno entrando spine di plastica nel sedere. Benvenuti in questa nuova ricetta di cucina. Come cucinare Freddy F. Freddy F bollito. No, sta sedia. Ah, non è una sedia. Mentre quello si scalda, vi dico una cosa. Praticamente molti di voi probabilmente avranno già notato il fatto che noi stiamo indossando le felpe dei DF. Cioè, avevamo fatto la maglietta e adesso c'è anche la felpa. Ma la cosa importante è il fatto che sono disponibili nello store. Vi ricordate quello che abbiamo fatto, il documentario dfbros.com? Ma sono tornate disponibili anche le magliette. Siccome è periodo natalizio e tanta gente non sa che regalo fare, una maglietta dei DF, una felpa dei DF potrebbe essere un regalo molto interessante. L'11 dicembre ci sarà l'ultimo nostro evento del tour a Bellaria e qui ci saranno disponibili anche le felpe e le magliette da prendere fisicamente e, siccome siete all'evento, ve le possiamo firmare. Ah, cosa? Cosa? Stanno entrando plastica nel sedere. Mi hai dato uno schifo di sgabello. Dai, quella roba serve per raccogliere le mele, mica per sederci sopra. Ma si sta scaldando o no? Oh. Oh.
Oh, è partito. Tu non hai idea di quanto faccia male. Ma cosa? La sedia. Fammi controllare se sta succedendo qualcosa. Ah, cosa? Ah, ah, cacchio. Per controllare se stessa andando il vapore ho avvicinato la mano e c***o è bollentissima. No, sta iniziando. No, cosa? Ha iniziato. Ha iniziato. Cosa? Tieni questo. Vecchio, senti. Tieni che caldo. Senti, no. C'è il fumo. Oddio. È vero, c'è. Vecchio, sto bollendo. Vecchio. C'è fumo qui dentro. Stiamo facendo freddo. Porca vacca. Non ho mai avuto i piedi così sudati. Non è sempre. Vecchio. Ho toccato il tubo, è bollente. Sta spaccando la sveglia pure. Forse era meglio usare lo sgabello vero. Madonna mia, che inquadratura schifosa. Tu non hai idea di quanto io sia bagnato. Senti il mio braccio. Ci sono 40 gradi qui sotto in questo momento, ragazzi. Madonna, hai pena, vecchio, stai fermo. Senti quanto è bagnato il termometro. No, cioè è fradicio, ragazzi, non so come, non so se vedete. Sembra tutto fuorché rilassante. Come sauna funziona? Sì, troppo. Ok. Mamma mia. Ok, quindi almeno il suo lavoro lo fa. Ficca la mano qui dentro. Cioè, senti. Madonna, cioè, che cazzo. No, ragazzi, è una sauna vera e propria. Cioè, non è una sauna secca. Cioè, no, questa è una sauna umida. Come si chiama? Il bagno turco? Non so come si chiama, c'è un termine. Bagno di merda. Mamma mia, oh, guarda. No, fradicio. Vecchio, sei fradicio. Cioè, stai letteralmente gocciolando dai gomiti. Guarda che sedia mi hai dato. Avevo queste cose che mi laceravano il sedere, ok? Diciamo che se non vi piace la sauna, questo non è il prodotto adatto a voi. Questo penso sarà il pacco più grosso e pesante del video. Eccoci qua, ragazzi. Ah, forse questa è la batteria e il caricatore. Batteria e caricatore, perché qui dentro, ragazzi, abbiamo preso una valigia motorizzata. No, ragazzi, io sono troppo esaltato per sta roba. Che figata. Però dobbiamo testare la velocità con cui va poi col motore. Mettiamoci in posizione e vediamo se va avanti. Vai. Oddio, oddio. No, aspetta, frena. Ma come funziona? C'ha il pulsante qua, io premo il pulsante e va avanti. Oddio, no, ma accelera un botto, Che figo! Vecchio! Bene, vediamo come sterza. No, ok, la sterzata no. Oh, mi è venuto un crampo al sedere. No. No, vabbè, questa è la cosa più bella del mondo. Sta andando in giro su una valigia. Oh, sta facendo la salita. Pazzesco! No, vabbè, che figo! Io pensavo fosse stralenta. Invece comunque va. Dai, fammi provare. Vecchio, non sei pronto. Non sei pronto. Vecchio. No, basta, io non ho. Questa sarà l'unica valigia che userò in tutta la mia vita. Vecchio, guarda qua, guarda qua. Svolgo il muretto. Oh, the trick shot. Andiamo allo skate park. Vecchio. Mi sono spaccato il culo. Andare a fare la spesa non è mai stato così comodo. Mamma mia, che stuntman, signori, che fenomeno. Guarda come sfreccia in mezzo al centro commerciale. Comunque devo dire che ha superato il test dello slalom tra le persone e tra le corsie. Perché vecchio, guarda. E uno va in giro così, l'efficiente va in giro così. Prova a girare. Oddio, quanto sei instabile. Oh, levo, alto, leva il freno. Bene, ragazzi, speriamo che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se volete andare a vedere le felpe e le magliette nello store, questo qua è il link. E niente, noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao!